Buongiorno, ben ritrovati con Open for Trading. Già ci sono fuochi d'artificio con la sterlina. È arrivata poco fa la news che si sono dimessi tre membri del partito di Theresa May. E quindi situazione sempre più complicata per il primo ministro inglese che oggi si vedrà con Juncker per cercare, insomma, di trovare una soluzione. Qualsiasi cosa ci stiamo proprio mettendo vicini a quello che è la situazione per quanto riguarda il discorso, ovviamente, Brexit. Vedete già quello che è il disclaimer. Mi raccomando, intanto saluto Ivan e Davide. Ciao Ivan. E Ciao, ciao Renato, ciao Davide, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, saluto anche Davide. Ciao Davide, come va? ciao Renato, ciao Ivan, benone, benone, grazie. Bene, bene, bene. Dicevo, ovviamente, come sempre, da leggere con attenzione quello che è il disclaimer. Questo webinar, questa diretta, come preferite, è considerata una comunicazione di marketing che non contiene, non deve essere ritenuta a contenere consulenza di investimento, raccomandazione di investimento, offerta o sollecitazione ad effettuare transazioni, strumenti finanziari o garanzia o previsione di risultati futuri. Rendimenti passati non sono una garanzia, previsione, ripetizione qui. Roder Limited, società a cui fa capo 24 Option, non prende in considerazione gli obiettivi di investimento. La situazione finanziaria personale, la Rodeler Limited non garantisce e non si assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza, completezza, validità o tempestività delle informazioni e di perdite derivanti da investimenti basati su comunicazioni, previsioni o altre informazioni qui fornite. E poi l'informativa di rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. 84,94% dei conti di cliente a dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, con questo broker. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Seconda parte, questo webinar non fornisce opinioni, fornisce opinioni ed esperienze personali generalmente disponibili al pubblico, non fornisce consulenza, raccomandazioni di investimento, di trading o ricerca in materia di investimenti. Può includere esempi di attività di trading su conto demo, denaro virtuale, che non bisogna seguire. Prevale su altre dichiarazioni espresse o implicite fatte da altre persone in relazione alla finalità o allo scopo del presente webinar. E poi le regole d'oro che, come sempre, mi raccomando, tenete sott'occhio. Vi vado a salutare Giuseppe dalla chat e poi Fulvio, buongiorno. Ma queste news in diretta da quale sito provengono? Fulvio, la provenienza è varia, ce ne sono tantissime. Può essere Bloomberg, può essere la Reuters, può essere Dow Jones Newswires, può essere Twitter, sono tantissimi canali attraverso i quali attingere a quelle che sono le notizie. E adesso cominciamo a vedere un po' di grafici. Cominciamo come sempre da Davide. Da Davide vediamo quella che è la sua simulazione con denaro, come detto, virtuale, modalità demo. Quella che stiamo per vedere è la piattaforma proprietaria di 24 Option. Più tardi vedremo quella di Ivan, dove lui sta usando invece la MetaTrader, sempre di 24 Option, la possibilità di avere l'indicatore De Carolis e Chinasci gratis. E vediamo qual è la composizione del tuo portafoglio virtuale, sempre di Davide. Prego. Sì, allora ci stiamo focalizzando sostanzialmente sugli stessi strumenti che guardavamo ieri. Sul valutario abbiamo per ora relegato l'operatività esclusivamente all'euro-dollaro. Ci stiamo muovendo invece su commodities e indici con petrolio, oro e per le prime e DAX e Dow Jones per le seconde, in parte sulla scia di Renato, operazioni che abbiamo effettuato ieri, gold a parte che oramai teniamo da quasi una settimana, giustamente, e invece due operazioni fatte questa mattina nel webinar che tengo per i clienti di 24 Option. Vedete, a cavallo, insomma, delle 10 sostanzialmente abbiamo impostato questo euro dollaro e questo DAX. Questa è un po' la panoramica sul portafoglio di questa mattina. Bene, bene, bene. Poi andremo nel dettaglio a vedere quelle che sono ovviamente i motivi e quali altre eventuali operazioni sei pronto ad inserire. Andiamo da Ivan. Allora, vediamo adesso invece quella che è la MetaTrader, sempre di 24 Option, con l'indicatore De Carolis e Chinasci. Che grazie a 24 Option potete provare gratis per 3 mesi e poi vi spiego anche come fare. Anche qui Ivan sta portando avanti una simulazione. Ieri non c'eri, Ivan, ti ho citato, ho detto gold, chissà c'era gold al Eh sì, rialzo. eh
Sì, Renato, peccato, cioè nel senso non peccato, l'operazione è andata a target, però non essendo davanti alla piattaforma ieri non ho potuto continuare a gestire l'end trailing perché altrimenti avrei spostato sicuramente il profit nell'area dei 1350 dollari perché sarebbe stato l'obiettivo successivo, quindi l'operazione si è chiusa in profit e adesso ve la faccio vedere. Vedete che abbiamo chiuso in profit, ma abbiamo chiuso a 1330. Guardate dove adesso avremmo guadagnato ancora. Mentre per quanto riguarda il dollaro americano contro il dollaro canadese, si è chiuso in stop perché Un ieri poi attimo c'è ancora, stata. scusami Ivan, prima di Sì. vedere anche l'altra USD CAD che per correttezza vedete è stata chiusa in stop, gold c'è ancora margine quindi per un rialzo, quindi per salire. Teoricamente potrebbe esserci, però insomma siamo arrivati a ridosso di 1350. I filtri sono pesantemente rialzisti in questo momento, ma dopo una salita del genere, anche in virtù del fatto che stasera avremo i verbali della Fed, starei un attimino in attesa alla finestra per cercare di capire quello che potrebbe succedere. In realtà, se insomma i verbali dovessero confermare quanto è stato detto e quindi toni estremamente più accomodanti da parte della Banca Centrale Americana, il dollaro potrebbe continuare a scendere, il gold di contro potrebbe continuare a salire. Però a questo punto direi di tenere sott'occhio i 1350 dollari e poi qualora insomma dovessimo salire sopra i 1350. A quel punto si potrebbe eventualmente rientrare con magari strutturando una posizione partendo con quantità più piccole e poi incrementando. Intanto arrivano maggiori dettagli in merito alle dimissioni dei tre membri del Partito Conservatore, quello di Theresa May, che dicono per il momento praticamente si aggiungono a questo partito indipendente, movimento indipendente all'interno della Camera dei Comuni e ci potrebbero essere periodi in cui potremo anche supportare quindi il governo. Quindi non è detto, insomma, per il momento c'è questo abbandono del Partito dei Conservatori, però potrebbero sostenerlo ancora in qualche modo. Attenzione, sterline in questo momento 1. 30 e 25 USD CAD Beh, quindi. USDK, eccolo qua, il grafico è questo, avevo messo lo stop sotto questo minimo e c'è stato preso nella giornata di Ma ieri, entra nel appunto. ribasso Ivan o aspettare conferme? Qua il movimento ribassista, lo vediamo, il segnale era partito, l'avevamo anche citato, l'avevamo visto proprio lunedì, questo segnale, però avevamo detto che fin tanto che teneva questo minimo saremmo rimasti in posizione. Questo minimo ha ceduto, per cui ora ci potrebbero essere effettivamente delle interessanti opportunità short, perché se andiamo a vedere quello che è successo, abbiamo rotto questa trend al ribasso, l'abbiamo perfettamente ritestata e adesso stiamo scendendo. Per cui sì, direi che qua potrebbe essere interessante. Ma visto che Renato, Sei la convinto, ti vedo situazione. convinto, non ti voglio forzare, Ivan, No, assolutamente. ma ti spiego poi perché. Se la vogliamo vedere subito, te la faccio vedere Sì, subito la via. situazione. Ok, perché sempre sul canadese sto monitorando quest'altra situazione che invece, visto che questo movimento è già partito, qua il movimento lo vediamo, siamo sull'australiano contro il canadese, c'è Questo è bello del stato Forex, questo è un. Eh scusami, sì. ma questo è bello del Forex, ci si può guardare intorno a tante altre situazioni, vedete, giustamente Ivan ha detto lì oramai è scappata la possibile operazione al ribasso, però guardandosi intorno, eccolo lì, OutCAD, che sta maturando, è già confermata oppure? No, allora abbiamo avuto un primo segnale, Renato, che è questo qua, però in quel momento vedete che non avevamo ancora i filtri a nostro favore. Ora c'è il segnale informazione e questa candela chiuderà alle ore 15 e quindi poi inizierà la nuova. Quindi se il segnale verrà confermato alle ore 15, se la freccia gialla per intenderci rimarrà con i filtri che in questo momento sono estremamente ribassisti e quindi totalmente a nostro favore, qua aprirò una posizione short con un primo obiettivo su questo supporto.
Perché vedete che qua abbiamo un supporto molto forte in area 0,94. Quindi diciamo che si potrebbe impostare un'operazione abbastanza rapida, almeno inizialmente, con uno stop anche relativamente stretto, per poi valutarla qualora dovesse cedere questo supporto. Perché se dovesse cedere questo supporto, insomma, spazio per scendere ce ne sarebbe veramente Mamma mia, tanto. Per eh sì. cui c'è il baratro praticamente sotto, al di là di questo spike, insomma, del 3 gennaio che ha sporcato il grafico, però ci sarebbe veramente tanto spazio per scendere. Per cui questa è Ottimo, una ottimo. situazione veramente ottima da monitorare, da seguire, e quindi la seguirò, se ci sarà la possibilità, entrerò short. Ricordo che, come vedete, questo modello, questo template, come viene definito tecnicamente sulla MetaTrader con l'indicatore De Carolis e Kinashi, ve lo diamo già così, preconfezionato. Voi dovete solo, come avete visto, ha fatto Ivan, trascinare da sinistra a destra, dalla vista del mercato, lo strumento. Potete modificare il time frame con l'ottimale, insomma, che ha scelto Ivan, è a 4 ore. I filtri sotto, anche la composizione si può personalizzare in tantissimi modi e potete averlo gratis appunto con 24 option con la promo che adesso vi andrò a spiegare. Arriva dichiarazione di Theresa May in merito alle dimissioni dei tre componenti del suo partito. Ha detto che Brexit non è mai stata facile ed è stato anche motivo di disaccordo all'interno della maggioranza. E comunque vogliamo fare quella che è la volontà del popolo che si è manifestata con il referendum, che sappiamo tutti benissimo. E adesso torniamo da Davide. Davide con la piattaforma, questa volta proprietaria di 24 Options. Saluto, intanto è arrivato pure Walter. Buongiorno, quasi buon pomeriggio, mi viene a dire, o buon pranzo, chi sta magari in questo momento pranzando. Vi facciamo noi compagnia con Open for Trade e con le operazioni di Davide. Davide, allora andiamo nel dettaglio, quindi di quelle che sono ieri aperto in diretta, euro, dollaro e DAX, giusto? Se non ricordo Sì. No, male, sono ancora lì. Se non sbaglio, allora sì. no, in realtà no, Renato, nel senso No, era. che sì, le posizioni che abbiamo aperto ieri su euro dollaro e DAX le abbiamo sostanzialmente liquidate ieri, Ok. perché sono due posizioni che avevamo lavorato in rottura dei supporti, inizialmente devo dire giovandone. Poi il mercato è rientrato sia la discesa dell'euro-dollaro sia quella del DAX, e quindi sostanzialmente siamo andati a liquidarle in stop. Abbiamo naturalmente contenuto i danni, però il prezzo, parto per esempio dall'euro-dollaro, quello che avevamo fatto ieri, ricorderai, proprio a quest'ora, era lavorare questa bella rottura sotto 1,1290, perché poi proprio insomma attorno a mezzogiorno e mezza erano partite quelle vendite, avevamo già il nostro segnale pronto, inizialmente il prezzo insomma procedeva spedito, poi con le vendite di biglietto verde che sono arrivate con l'apertura americana, con i rientri sopra 13,10, Renato, quella l'abbiamo liquidata. Pensando però di rientrare ancora una volta, questa volta il limite sulle resistenze attorno a 13,50. Faccio vedere il grafico giornaliero, vedete, resistenze molto belle, nonché insomma, il nostro punto di transito della media mobile esponenziale a 21 periodi qui sul grafico giornaliero. E quindi ci siamo rimessi in vendita beneficiando di uno stop ovviamente molto ravvicinato, perché come si può notare qui l'abbiamo messo a 1,13,70. Abbiamo un ingresso, devo dire, di 5-6 pips in ritardo, ma poco male, insomma, mi preme che venga interpretata bene l'operazione, anche perché poi io cerco di farle magari sempre in diretta, sia in questa sede che nel mio webinar. E magari ecco, se scappano 4-5 punti per farla in diretta, non mi cambia la vita su questa piattaforma. Quindi, ma al di là Sì, ti di quello, ringrazio lì. per questo, che così rendi ancora bella, Esatto. facciamo vedere proprio in tempo reale quella che è l'operatività. Bello, bene, bene. Esatto. Mi preme, laddove possibile, ripeto, magari perdere 3-4 pips in ingresso, ma almeno farla in diretta a beneficio di chi ci segue. Comunque, al di là del fatto, ripeto, che era 13,50 a livello ottimale, ma cambia poco. L'idea adesso è con cautela, perché ormai l'euro-dollaro fatica davvero a darci delle indicazioni precise. Vado sul grafico orario, stop a 1,13,70 e per il momento puntiamo proprio ai livelli di ieri, tra l'1,1290 e l'1,13. Intanto mi pare stia accelerando
è prematuro dirlo, però benino, vediamo, insomma, questo è quello che ho fatto sull'euro dollaro. Per venire al DAX, l'altro stop che abbiamo poi preso ieri, sostanzialmente anche qui, grafico orario, avevamo lavorato la rottura sotto 11.260 punti, che poi si è rivelata falsa, il mercato è rientrato e poi ha accelerato a metà sessione. Metà pomeriggio, inizio della sessione americana, e quindi anche qui attorno a 300 l'abbiamo liquidata. Però faccio vedere il daily cosa abbiamo fatto stamattina. Abbiamo reiterato, Renato, sulle vendite qui attorno a 11.370-380, perché ancora una volta il daily ci sta facendo vedere delle resistenze importanti in corrispondenza proprio della media 100. Anche qui abbiamo stop stretti tendenzialmente sopra 400. 15.420, però l'idea è quella, vedete, di poter lavorare torno sul grafico orario per la ripresa almeno dei supporti ieri attorno a 2.60, e sarà molto interessante vedere la conformazione della chiusura daily, perché chiaramente ci dirà di più sui prossimi giorni. Lo faccio rivedere un attimo il giornaliero, perché guardate, è Siamo molto lì, molto siamo lì. significativo. Siamo Esatto, intanto. c'è il retest ancora di quest'area qui, quindi oggi può essere, insomma, una giornata per l'indice tedesco abbastanza significativa. Mentre la tua analisi su Gold, abbiamo visto prima con l'indicatore dei Carlos Ecchinasci, tutti i filtri sono tendenzialmente al rialzo e tu sei anche qui con un bel guadagno ancora, è bello, Sì, vedete lì. qui ce l'abbiamo in realtà da settimana scorsa, quando abbiamo lavorato la rottura del 1317. Devo dire, avevamo due posizioni, lo dicevo anche ieri. Una l'abbiamo liquidata al primo target a 1325, questo è il grafico giornaliero intanto, che era il massimo precedente, poteva essere un primo punto di arresto del mercato. L'altro mezzo lotto sostanzialmente lo abbiamo tenuto, e devo dire, a ragion veduta, perché ieri il prezzo, insomma, ha fatto altri 15 dollari di quotazione a rialzo, e su questo concordo con Ivan, non vedo ancora, devo dire, grandi segnali di arresto. Anzi, ci sono possibilità concrete che il prezzo possa provare ad estendere, anche perché vado addirittura sul weekly per mostrarlo. Eccolo qui il grafico addirittura settimanale, vedete, a vista abbiamo tutti questi massimi dell'anno scorso, e quindi inizia a essere, vedete, da 1355, 1360, 1365, potrebbe essere un'area target ora molto molto verosimile. Quindi la teniamo, e anzi valutiamo, lo dicevo anche stamattina, magari area 1340, scusate, come area dove magari andare a riappesantire il nostro long e riportarlo magari a posizione completa. Perfetto, perfetto, grazie, grazie Davide. Torniamo da Ivan. Ivan, ti ripasso il controllo del monitor per vedere quali altre situazioni con interessante indicatore De Carlos Ecchinasci. C'era, intanto vedo che GBP AUD. Sì, esatto, Renato, esatto. Mi ha Cosa che fatto. abbiamo visto nei giorni scorsi, sì. C'è un blocco? Mi senti, Renato? Mi sentite? Ok, era andata via un attimo la linea. Dicevo, mi ha fatto sbiancare prima un attimino, perché c'è stata questa accelerazione dettata dalla notizia che abbiamo dato, però devo dire che a livello tecnico in questo momento è estremamente interessante questo cross, perché ne abbiamo parlato i giorni scorsi, lunedì, nella giornata di lunedì avevamo proprio visto questa situazione, Renato, con questo mega triangolo di compressione che è stato rotto, è stato ritestato praticamente alla perfezione. Quasi una seconda volta con questo spike proprio della candela attuale, e adesso il prezzo sta rientrando, sta tornando verso i livelli di apertura. Per cui, ecco, l'abbiamo in portafoglio, la teniamo e vediamo come evolverà la situazione. Qua il segnale long lo avevamo già avuto,
però visto che eravamo proprio in questa situazione di consolidamento, ho aspettato per provare a entrare con un po' più di probabilità a mio favore. Bene, bene, bene. Qualcos'altro? Stai monitorando? Vediamo quella che è la situazione, cosa dice l'indicatore su altri Sì, mercati, non lo so. allora, aspettate che sto rimettendo la piattaforma, ok? Niente, sto monitorando gli indici e devo dire che, come ha evidenziato Davide, gli indici europei, in modo particolare il DAX, sono su situazioni molto, molto importanti, però più che gli indici europei, stavo guardando e sto guardando e continuerò a farlo l'S&P 500. Per quale motivo? Perché qui, dopo la rottura di questi massimi, intanto andiamo a ricaricare rapidamente i volumi. Ok, vedete, è molto molto facile. Per cui, ok, ecco qua, siamo adesso con tutti e due i filtri inseriti. Siamo su livelli molto molto importanti. Abbiamo rotto, vedete, prima quest'area di 2730 più o meno, dove avevamo inserito questo livello, è stato rotto, è stato ritestato e ne avevamo parlato. Il prezzo da lì è ripartito, ha rotto i massimi relativi. Per cui direi che qua si sta formando un'area di consolidamento del prezzo. E attenderò probabilmente il pomeriggio sera per vedere se ci sarà voglia di andare oltre i 2780, perché a quel punto si potrebbe andare a prendere quest'area che vi faccio vedere. Guardate, guardate che bella quest'area. Abbiamo tre massimi in area proprio 2817, 2815 più o meno, quindi un'eventuale rottura di 2780 andrei a lavorarla long, quindi con un obiettivo superiore ai 2800 punti, anche perché poi su un grafico daily lo si potrà vedere molto facilmente. L'S&P 500 ha rotto con una candela, un engulfing, in questo caso stiamo parlando di candele giapponesi, ma ha rotto con un engulfing rialzista la media mobile a 200. Quello è stato un segnale di forza notevole e per cui insomma preferirei in questo momento proprio lavorare long e quindi terrò d'occhio questa situazione. Se poi chiaramente dovesse subentrare un segnale, ancora meglio, però vedete che il minimo è distante, per cui qua siamo su livelli abbastanza elevati, ciò non toglie che potrebbe esserci un'ulteriore spinta rialzista. Perfetto, mi riprendo un attimo io il controllo del monitor, così faccio vedere e spiegare quella che è più volte annunciata la promozione con l'indicatore De Carolis Equinasci. Metto anche il link nella chat, quindi cliccate, mi raccomando, cliccate adesso. Chi invece sta guardando la registrazione nella descrizione in basso, dove ci sono maggiori informazioni relative a questa diretta, c'è la possibilità quindi di accedere allo stesso link che vi permette di avere gratis per 3 mesi l'indicatore De Carolis Equinasci, vedete scritto qui, aprendo un conto gold, deposito minimo richiesto 300, 500 euro, scusa, 500 euro, 3 mesi, sono il periodo di prova gratuita, e noi vi diamo già tutto confezionato, come avete visto con Ivan, c'è anche tutto ovviamente un servizio di assistenza e supporto sia tecnico che operativo, e quindi davvero approfittate di questa promozione con 24 option. E torniamo a vedere la piattaforma di Davide, torniamo a vedere quindi altre situazioni operative. Ieri Davide c'erano, abbiamo detto scherzosamente, traffico di medie. Come vediamo se è cambiato qualcosa? Eccolo qua, nuovamente la piattaforma proprietaria 24 option. Sì, allora, intanto abbiamo sì, una situazione che stiamo monitorando soprattutto sul dollaro e DAX oggi. Abbiamo le altre due posizioni in essere sul petrolio e sul Dow. Andrei a vedere prima il petrolio che vedete, ieri abbiamo venduto, anche qui lavorando queste discese che si articolavano proprio nel primo pomeriggio. Poi anche qui il prezzo, devo dire, ieri, nonostante la ripartenza dei mercati americani dopo la festività di lunedì, non c'è stata una grande volatilità, tant'è vero che vedete tutti i movimenti di spunto, mettiamola così, sono poi in qualche modo rientrati, però
Vorrei far vedere sempre il daily che, come ben sai Renato, è un po' sempre il mio punto di riferimento. Quindi finché il daily mi dà delle garanzie, delle rassicurazioni, dei livelli tecnici importanti, è chiaro che anche quando le operazioni, diciamo così, non partono subito, cioè non vanno subito in territorio di profitto, tendo insomma, a mantenerle. Chiaro, se poi c'è uno stravolgimento dei livelli e anche il daily viene invalidato, ovviamente lì si va in stop, però salvo che non partano posizioni proprio di breve, come ieri per esempio quella sull'euro-dollaro, per posizioni un po' più strategiche, come era invece questa sul crude oil, cioè con l'idea di vendere questa resistenza, allora lì finché il daily ci dice che siamo sulle resistenze, anche ieri si è salicchiato un po', insomma, poco male e per ora. In qualche modo stiamo avendo ragione perché il petrolio per ora sembra tenere questi livelli e la prospettiva di discesa ad ora è insomma molto molto ancora attuale. Ecco, guardate il grafico daily, molto molto bello, un grafico che ci sta facendo vedere appunto la tenuta di quest'area attorno a 56 e mezzo. Ricordo che i dati sulle scorte non saranno quest'oggi, ma saranno domani, quindi questo da un lato ci permette anche di gestire con maggiore tranquillità il petrolio, con l'idea, vedete, che ci si possa riapprocciare perlomeno nel breve ad area 55-70. Quindi forse in questi minuti stiamo passando, vedete, ok, siamo sotto i 30 punti, quindi stiamo via via. Via via recuperando. L'altra posizione è quella invece sul Dow Jones che in realtà ci offre un quadro per certi versi simile, tant'è vero che anche ieri si accennava a quella che può essere un presunto ritorno delle correlazioni tra insomma il petrolio e gli indici. Anche qui il Dow Jones viene da questa lateralità di lunedì a mercati americani chiusi, poi guardate, ieri ha provato degli strappi ribassisti, poi rientrati e tendenzialmente siamo ancora lì. Quindi oggi mi aspetto una sessione americana che ci dica qualcosa. Abbiamo per ora una posizione in vendita con, vedete, queste figure di abbastanza insomma, interlocutori. È chiaro che vedete, la candela di ieri ha creato di fatto dei valori di riferimento minimo e massimo che andremo a gestire, Renato, come filtri, ovvero sia se il minimo di ieri dovesse essere violato a ribasso, allora porteremo avanti questi short, se dovesse essere violato a rialzo, grosso modo, quindi mi riferisco ad area 25.950 punti, allora lì potremo optare per una prosecuzione delle salite con obiettivo a insomma sopra i 26.000 punti. Quindi oggi terrò gli occhi puntati proprio sul Dow Jones in particolare. C'è Walter, Davide, che ti chiede sul Dow Jones dove lo metteresti lo stop? Ma allora, ripeto, ne uscirei sopra il massimo di ieri, ok? Se si tratta di un'operazione da eventualmente girare il reverse long. Naturalmente, l'ipotesi più aggressiva, cioè di uno stop più vicino, è quella che lo vedrebbe sopra i massimi della notte, quindi attorno a 25.920. Però io resterei prudente, lo terrei un po' più largo, ma almeno sarei tranquillo. Rispetto a una lateralità che magari ancora un po' va avanti e quindi non avrebbe senso prendere uno stop per averlo messo troppo vicino, ecco. Adesso una domanda sia per Davide che Ivan. Cosa vi aspettate questa sera dai verbali? Qualche sorpresa oppure già quello che si è detto all'ultimo meeting? Davide. Ma allora, già l'ultimo meeting è stato, devo dire, di rottura, mettiamola così, perché c'è stato un cambio di registro non da poco, secondo me, da parte della Fed. Quindi dubito che si vada di nuovo, insomma, a ribaltare la situazione. È chiaro che sono i verbali Fed, ci sono delle parole sensibili, delle keywords che possono andare a spostare i mercati nel breve. Nella sostanza, Renato, no. Dopo il cambio di registro di 2 settimane fa, non mi aspetto novità sostanziali. Ivan?
Ma sì, concordo con Davide. Quello che magari, insomma, potrebbe far riflettere il fatto che in qualche modo la speculazione è già iniziata ieri, perché abbiamo visto poi le vendite che sono subentrate sul dollaro, in modo particolare su alcuni rispetto ad altre valute. Non mi aspetto novità, non mi aspetto novità, però attenzione, magari non possa esserci qualche accenno anche a un rialzo dei tassi o comunque un qualcosa che magari possa, non dico ribaltare la situazione totalmente, ma che magari, insomma, dopo le vendite che abbiamo visto, possano in qualche modo far partire un movimento contrario, anche se devo dire che io. Se dovessi vedere qualche apprezzamento da parte del dollaro, probabilmente lo riterrei come un'occasione buona per venderlo in questo momento. Va bene, vedremo questa sera, insomma, chissà, 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 appuntamento alle 20 con i verbali dell'ultimo meeting della Fed. Si chiude qui questa diretta di Open for Trading. Chi ha seguito la registrazione, tutti i riferimenti, quindi per partecipare alla sessione live, per avere gratis l'indicatore De Carlo sai chi nasce per 3 mesi, sono nella descrizione. Io ringrazio invece chi ha seguito la diretta e ha commentato anche con noi. Ringrazio anche ovviamente Ivan. Grazie Ivan. Grazie a te Renato, ciao ciao Davide e ciao a tutti. E Ormai. grazie anche a Davide. Buona giornata, Davide. Ciao ragazzi, grazie a voi, a domani, buon trading a tutti. A domani ancora con Open for Trading alle 12:15. Grazie, arrivederci.